debutta il prossimo 29 marzo al Teatro della Corte di Genova, Nora alla prova da Casa di Bambola di Henrik Ibsen. E per l'occasione Mariangela Melato si è fatta letteralmente in due. Due e mezza, perché non dimentichiamoci che questa prova è fatta da un'attrice che si chiama Mariangela, quindi ci sono anche io, smascherata, insomma, nel senso che non entro in scena come personaggio, entro in scena come io, un'attrice che sta provando, che è Mariangela, ecco. Quindi in realtà sono tre. Ma come si confronta Mariangela con un testo che quando uscì fece scalpore, che oggi fa soprattutto riflettere? Fa riflettere non fa più scandalo. Purtroppo oggi credo che non so cosa ci voglia per far scandalo, siamo arrivati a dei limiti di tale, ci si meraviglia tutti i giorni e poi è come abituarsi al cianuro, siccome ce ne versano poco per volta, ormai siamo immuni dall'avvelenamento, da scandali. Però sto cercando di abituarmi, un personaggio non è che nasce per il miracolo, uno entra in scena e dice ah, ecco, faccio così, è un lavoro molto lungo, un lavoro di costruzione molto complesso, non mi voglio dare arie, ma è veramente molto difficile. E per quanto mi riguarda in genere arrivo anche molto presto, ho una grande facilità, ho il mestiere, mi dà una grande facilità di arrivare presto alle cose. Questa volta insomma sto aspettando l'autobus che spero arrivi da un momento all'altro, ma sarà uno spettacolo perfetto forse fra qualche mese. Un personaggio, Nora, considerato quasi una bandiera del femminismo. Molto femminista era, ma la nostra chiave non è certo questa. Credo che il femminismo, che è stato molto utile, abbia in realtà rotto e si sia bloccato, per quanto mi riguarda personalmente, proprio su un discorso di maternità, su un discorso lì, anche le femministe più incallite non hanno saputo come risolvere il problema della maternità, che è un problema che esiste per le donne. E quindi non abbiamo tenuto conto delle istanze femministe. Ma qual è alla fine la chiave di lettura di questo spettacolo? Non c'è una chiave, non c'è mai una chiave. Ci sono diverse chiavi, ognuno sceglie la sua, ce ne sono diverse, apparentemente ce n'è una, poi sotto ce n'è un'altra, poi sotto ce n'è un'altra, poi sotto ce n'è un'altra. Ci fosse sempre la chiave per capire uno spettacolo, un'interpretazione, una cosa, sarebbe molto facile anche per noi trovarla, l'avremmo in tasca, io con tutto il bagaglio che ho avrei le tasche piene di piccole o grandi chiavette, le userei al momento giusto, ma non è così. Come fanno i gruppi romani quando sei in ritardo? Che non dicono niente, fanno ah, così, sì.